Ciao a tutti, sono Lauren, sono qui per offrirvi un'altra sequenza di yoga. Questa settimana facciamo sequenze di yoga che potete fare in diversi momenti della giornata. Cominciamo con prima mattina. Portiamoci in una posizione seduta, una posizione comoda. Lasciamo chiudere gli occhi, lasciamo allungare la schiena. E cominciamo ad ascoltare il respiro. Vediamo come avviene il respiro stamattina. Facciamo una piccola scansione del corpo. Mettiamo magari dove il corpo è un pochino più rigido, dove sentiamo abbastanza sciolto. Dipende da quello che abbiamo fatto ieri. E cominciamo a fare il respiro profondo, il respiro yogico. Inspirando, gonfiamo prima l'addome, poi il petto, sollevando leggermente le spalle. Ed espirando, abbassiamo le spalle, comprimendo il petto e l'addome. Inspiriamo ed espiriamo. Vediamo semplicemente come avviene il respiro oggi. Inspiriamo. Espiriamo e dopo il prossimo inspiro cantiamo per tre volte il canto dell'Om. Tanto difficile la mattina. Prima vibrazione che facciamo con la voce. Inspiriamo. Abbassiamo la testa e portiamo le braccia giù, sul pavimento. Lasciamo la testa andare verso destra, le orecchie verso la spalla, il mento che comincia a sollevare. Riportiamo la testa in avanti e andiamo verso sinistra. E in avanti, andiamo un pochino più veloce destra. E giù, sinistra. E giù, flettiamo leggermente in avanti. Andiamo verso destra, portiamo il braccio sinistro sopra l'orecchio destro. Scendiamo in avanti, l'altro lato. In avanti, utilizziamo anche il respiro. Inspiriamo quando arriviamo sul lato. Espiriamo in avanti. Inspiriamo l'altro lato. Ed espiriamo in avanti. Torniamo su, portiamo la mano adesso sul ginocchio a sinistra, allunghiamo la schiena, torsione. L'altro lato. E al centro. Andiamo in avanti sulle mani e le ginocchia. Appoggiamo bene le mani, allunghiamo la schiena, espirando, curviamo, inarchiamo, curviamo, inarchiamo, l'ultimo, curviamo, e al centro, spalla destra indietro, verso l'anca destra, e centro, sinistra, destra. Sinistra e centro. Adesso creiamo un grande cerchio con il petto. Immaginiamo che siamo dentro un tubo che vogliamo andare a toccare tutti i lati del tubo. Curviamo la schiena. Andiamo bene a destra, giù. Sinistra, su.
un'altra in questa direzione. E adesso cambiamo la direzione. Cominciamo a svegliare il corpo. E al centro. Allunghiamo la gamba destra indietro. Allunghiamo il braccio sinistro in avanti. Respira. E scendiamo l'altro lato, gamba sinistra indietro, braccio destro in avanti. Scendiamo, solleviamo la gamba destra indietro, braccio sinistro in avanti. Questa volta flettiamo il ginocchio destro e portiamo la mano sinistra indietro a cercare il piede. Restiamo qui senza allungare verso alto. Cerchiamo di portare il piede più vicino al gluteo possibile. Allunghiamo e scendiamo. Gamba sinistra indietro, braccio destro in avanti. Flettiamo il ginocchio, portiamo il braccio indietro, cerchiamo il piede. E portiamo il piede verso il gluteo, lasciando sul ginocchio indietro. Andiamo, scendiamo, gamba destra indietro, braccia sinistra in avanti, flettiamo, andiamo a cercare il piede e questa volta solleviamo la gamba verso alto. Allunghiamo e giù l'altro lato, gamba sinistra indietro, braccia destra in avanti, flettiamo il braccio indietro, solleviamo. Allunghiamo e giù, allunghiamo entrambe le gambe indietro, spostiamo in avanti e indietro, scendiamo giù, spalle indietro, veniamo su, senza forzare, non dobbiamo venire tutto su, possiamo restare a metà. Andiamo su, punti di piedi, solleviamo il bacino cane con la testa in giù. Volete possiamo camminare un pochino con le ginocchia. Qualsiasi cosa che è bello per il bacino, per le gambe. Possiamo scodinzolare destra e sinistra. Guardiamo in avanti, camminiamo in avanti con i piedi. Flettiamo le ginocchia, teniamo i gomiti, dondoliamo a destra e a sinistra. Mani sui fianchi, veniamo su in piedi. E veniamo in avanti sul tappetino. Braccia lungo il corpo, scapoli bene indietro, respiro presente. Come stiamo in piedi stamattina? E portiamo le mani davanti al cuore, un bel inspiro profondo. E respirando, cominciamo a salutare il sole. Inspiriamo su, flettiamo in avanti, allunghiamo, andiamo indietro. Vinyasa. Restiamoci qui. Cerchiamo quell'allungamento nella colonna vertebrale. Guardiamo in avanti, andiamo in avanti con i piedi. Espirando, flettiamo, inspiriamo su. E le braccia giù, inspiriamo su. Flettiamo. Allunghiamo. Indietro, vinyasa. Carica la testa in giù. Guardiamo in avanti, andiamo in avanti. Espirando, flettiamo, inspiriamo su. E le braccia
braccio giù, l'ultimo su. Flettiamo. Allunghiamo. Indietro, Vinyasa. Cani con la testa in giù. E guardiamo in avanti, andiamo in avanti. Espirando, flettiamo. Inspiriamo su. E le braccia giù. Saluta sole but, katasana. In avanti. Allunghiamo in avanti. Camminiamo e saltiamo indietro. Vinyasa. Cani con la testa in giù. Portiamo il piede destro in avanti tra le mani. Non importa se è molto aperto questa volta. Il guerriere magari è un pochino più chiuso. E scendiamo gamba destra indietro, Vinyasa. Piede sinistro in avanti, non importa anche qui se arriva tra le mani o se siamo un pochino più chiuso con la posizione. Dobbiamo risvegliare pian pianino il corpo. Scendiamo indietro, Vinyasa. Cani con la testa in giù. Guardiamo in avanti, un salto in avanti. Allunghiamo, flettiamo. Utkatasana. E torniamo su. Utkatasana. In avanti. Allunghiamo, camminiamo, saltiamo indietro. Vinyasa. Piedi destro in avanti. Adesso portiamolo tra le mani. Tallone sinistro giù, guerrieri 1. Portiamo giù le mani. Portiamo il piede destro un pochino più in avanti. Flettiamo bene il ginocchio. E veniamo su. Siamo in una posizione un pochino più aperta delle gambe. Respiro presente. E scendiamo, gamba destra indietro, Vinyasa. Piedi sinistro tra le mani. Tallone destro giù, guerrieri 1. Scendiamo, portiamo i piedi più in avanti e torniamo su. E scendiamo, portiamo il piede sinistro indietro, Vinyasa. E cani con la testa in giù. Guardiamo in avanti, saltiamo in avanti. Allunghiamo, flettiamo. Utkatasana. E veniamo su in piedi, restiamo qui. E apriamo gli occhi. Facciamo cerchi con le spalle indietro per 1. 2 e 3 in avanti, 1, 2, 3 gomiti indietro, 1, 2, 3 in avanti, 1, 2, 3 braccia indietro, 1, 2, 3 in avanti per 1, 2, e 3, sciogliamo bene le braccia. E portiamo sul ginocchio destro la caviglia. Per 1, 2, 3, l'altra direzione. 1, 2, e 3. Lasciamo la coscia qui. Facciamo un cerchio con il piede, ma il ginocchio che si sposta. E l'altra direzione. Posso osservare le articolazioni del corpo, centro l'anca, grande cerchio.
L'altra direzione. E appoggiamo giù. Piede sinistro. Ginocchio su, articolazione della caviglia. L'altra direzione. Fermiamo il ginocchio. L'altra direzione. E fermiamo l'anca. L'altra direzione. E appoggiamo giù. Portiamo i piedi insieme. Mani davanti al cuore. Utkatasana. Torsione senza agganciare. Giriamo solo il busto verso destra. Le ginocchia spingono verso sinistra. Centro l'altra direzione. E centro, portiamo le mani insieme. Appoggiamo in alto, apriamo bene il petto, inarchiamo la schiena. Appoggiamo le mani sulle ginocchia e curviamo. Ritorniamo in Utkatasana. E scendiamo. Allunghiamo, andiamo indietro, Vinyasa. Solleviamo la gamba destra su, cerchio con il piede. L'altra direzione. Portiamo il piede in avanti tra le mani. Torsione, braccio destro su. Respiro presente. Portiamo giù il ginocchio dietro, giù il collo del piede, spingiamo il bacino in avanti, restiamo in torsione. Se volete portiamo il braccio indietro, in linea con la gamba sinistra. E riportiamo giù la mano. Andiamo sul punto del piede. Solleviamo il ginocchio dietro, appoggiamo giù il tallone sinistro verso l'interno, veniamo su in guerra di due. Facciamo piccole cerchie con le braccia, piccole. Le braccia forti, le gambe forti, il respiro presente. L'altra direzione. Appoggiamo il gomito destro sul ginocchio destro, braccio sinistro in linea con l'orecchio. Lasciamo la testa cadere verso la spalla destra. Portiamo il braccio su e lasciamo la testa andare verso la spalla sinistra. Al centro. Ritorniamo in guerra di due. E scendiamo, gamba destra indietro, Vinyasa. Mani con la testa in giù, solleviamo la gamba sinistra indietro, piccolo cerchio. L'altra direzione. E portiamo il piede in avanti tra le mani. Torsione. Braccio sinistro su. E portiamo giù il ginocchio dietro e il collo del piede. Spingiamo il bacino più in avanti. E poi portiamo il braccio sinistro indietro in linea con la gamba destra. Torniamo in avanti, appoggiamo le mani, solleviamo il ginocchio dietro, talloni giù, guerrieri due, piccole cerchie con le braccia. Dobbiamo attivare bene il centro, l'altra direzione,
fermiamo. Appoggiamo il gomito. Destra, sinistra. Sul ginocchio destra, sinistra, braccio destra in linea con l'orecchio. Lasciamo la testa cadere verso la spalla sinistra. Portiamo il braccio su, portiamo la testa su verso la spalla destra. E torniamo su, guerre di due. Scendiamo. Gamba sinistra indietro. Vinyasa. E carica la testa in giù. Andiamo sui punti di piedi. Flettiamo le ginocchia, appoggiamo le ginocchia giù. E veniamo su. Se è troppo intenso sui piedi, possiamo lasciare il peso un pochino in avanti. Se no, veniamo su. Appoggiamo le mani sulle gambe, portiamo le scapole indietro. Anche se abbiamo le mani ancora appoggiate giù, scapole indietro, petto in fuori. Apriamo la bocca, allunghiamo fuori la lingua. Apriamo bene gli occhi e facciamo un bel espiro. Posizione del leone. Inspiriamo. Buttiamo fuori l'aria, lingua fuori. Un'altra volta, inspiriamo. Espiriamo, lingua fuori. E torniamo. Sciogliamo in avanti, sciogliamo giù i piedi un attimino. E allunghiamo le gambe indietro. Solleviamo il bacino per uno. Riportiamolo in avanti. Solleviamo il bacino. Torniamo dritto. Un'altra volta. Solleviamo. E torniamo dritto. Solleviamo il bacino. Saltiamo in avanti, piedi all'esterno delle mani. Flettiamo giù le ginocchia e mani davanti al cuore. Apriamo bene le ginocchia destra e sinistra. Allunghiamo la schiena. E possiamo avere un'intenzione per la nostra giornata. Magari di essere positiva, magari determinata, coraggiosa, simpatica, generosa, qualsiasi cosa. E appoggiamo in avanti la spalla destra. Andiamo in torsione e apriamo le braccia. Oh, che bello che il sole arriva proprio quando apre le braccia la giornata. E torniamo al centro. Appoggiamo la spalla sinistra e apriamo le braccia. E torniamo al centro. Flettiamo in avanti. Appoggiamo le mani, se il corvo baccasana non è nella tua pratica, possiamo provare appoggiando giù le mani, le ginocchia appoggiato sopra le braccia, solleviamo il bacino, magari solleviamo un piede, magari entrambi. Appoggiamo i piedi, allunghiamo le gambe, flettiamo in avanti. Mani sui fianchi, srotoliamo su. E allunghiamo. Apriamo bene le gambe a destra e a sinistra. Flettiamo le ginocchia, restiamo. Magari potete sentire la gallina che fa l'uovo. E le mani davanti al cuore. Andiamo a agganciare il gomito destro sul ginocchio destro come prima e apriamo le braccia. Torniamo al centro. L'altro lato, agganciamo il gomito e apriamo. Cerchiamo di lasciare il ginocchio destro aperto.
Mani in avanti al cuore. E allunghiamo. Chiudiamo le gambe. Inspiriamo su. Flettiamo in avanti. Allunghiamo. Indietro, Vinyasa. E cani con la testa in giù. Portiamo il piede destro in avanti tra le mani e allunghiamo la gamba. Restiamo qui. Portiamo l'anca destra indietro e cerchiamo di tornare con il tallone sinistro verso il pavimento. E flettiamo il ginocchio, portiamo giù il ginocchio dietro. Solleviamo il piede sinistro indietro. Braccio destro indietro a trovare il piede. Lasciamo fluire il respiro. E torniamo. Solleviamo il ginocchio a sinistra, gamba indietro, Vinyasa. Piedi sinistro tra le mani. Allunghiamo la gamba. Tiriamo indietro l'anca sinistra e cerchiamo di abbassare il tallone destro. Respiro presente. E flettiamo il ginocchio, abbassiamo il ginocchio destro, solleviamo il piede destro, andiamo indietro con la mano sinistra a cercare il piede. Sciogliamo, appoggiamo, allunghiamo gamba indietro, Vinyasa. E guardiamo in avanti, saltiamo in una posizione seduta. E allunghiamo le gambe in avanti, stacchiamo il gluteo destro e sinistro. Le braccia in avanti, allunghiamo. E flettiamo. Possiamo andare pian pianino nella posizione stamattina. Diamo al corpo un po' di tempo di allungare. Allunghiamo in avanti. Veniamo su, le mani indietro, puntiamo i piedi. Solleviamo il bacino e appoggiamo giù, pieghiamo la gamba destra su, mano destra indietro, braccia sinistra su, andiamo in torsione, agganciamo il gomito e questa volta portiamo la mano su, apriamo bene la mano, mettiamo un po' di energia già nella mano, torsione, respiro presente. E sciogliamo, allunghiamo la gamba in avanti, l'altra gamba, pieghiamo, mano indietro, braccia su, torsione, mano destra nell'attivo, e sciogliamo. Allunghiamo la gamba, apriamo le gambe a destra e a sinistra, allunghiamo verso sinistra, cerchiamo di lasciare le spalle aperte, torniamo sull'altro lato, torniamo su, flettiamo in avanti. Rilassiamo, non so se nel video riuscite a sentire, ci sono tante ape che girano sulle rose dietro di me. L'altro giorno era la giornata internazionale delle ape. Producono tante cose per noi. Appoggiamo le mani indietro, apriamo bene il petto. E chiudiamo le gambe.
Spostiamoci in avanti e scendiamo giù sulla schiena. Dondoliamo in avanti e indietro. Destra e sinistra. E poi semplicemente restiamo fermo sulla schiena, lasciando le ginocchia al petto. Chiudiamo gli occhi. Lasciamo la schiena abituarsi a questa superficie rigida. Magari il mento rientra leggermente verso il petto, tenendo il peso della testa e della nuca appoggiato al pavimento. E poi lasciamo le ginocchia cadere verso destra e le braccia vanno verso sinistra. Di stare sdraiato sulla schiena sembra una posizione molto facile, però prima mattina magari ci vogliamo un pochino di tempo di abituarsi. Torniamo su, lasciamo le ginocchia cadere verso sinistra, le braccia verso destra, rilassiamo. Torniamo al centro, apriamo le ginocchia destra e sinistra, le mani all'interno delle ginocchia e allunghiamo le gambe. E portiamo le braccia giù e allunghiamo le gambe su, flettiamo i piedi, il bacino appoggiato. Poggia bene giù e i talloni cercano di allungare su. Allunghiamo dietro le cosce, dietro i polpacci. E puntiamo i piedi verso il soffitto. Piedi insieme e solleviamo direttamente su nella candela. Sarvangasana. E flettiamo le ginocchia, portiamo le ginocchia sulla fronte. Piedi dietro la testa, scendiamo giù sulla schiena. Le braccia lungo il corpo, flettiamo i piedi e scendiamo giù. Lasciamo le gambe aprire a destra e a sinistra. E lasciamo andare le tensioni nel corpo, ascoltiamo il respiro. E lasciamo andare le tensioni nei piedi, nelle caviglie, polpacci, le ginocchia. Lasciamo andare le tensioni nelle bacine. Lasciamo andare le tensioni nell'addome, nel petto, nella schiena. Lasciamo andare le tensioni nelle mani, polsi, l'avambracci, gomiti, le braccia, le spalle, le scapole. Lasciamo andare le tensioni nel collo. Lasciamo andare le tensioni nel viso. E ascoltiamo il respiro. Immaginiamo per un attimo questa nuova giornata davanti a noi. Le cose che ci aspettano, cose che sappiamo già che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Magari possiamo immaginare quei momenti belli che ci aspettano. Magari soltanto la colazione. Di vestirci, prepararci, di
di andare fuori nella natura anche soltanto per arrivare alla macchina. Di sentire il profumo della primavera. L'aria un pochino più calda. Di vedere il sole, magari le forme delle nuvole. Magari possiamo pensare adesso un'intenzione per la giornata, qualcosa che vogliamo fare, magari qualche comportamento che vogliamo avere. Potete stare qui sdraiato per tutto il tempo che volete. Se no possiamo cominciare a rissaiare il corpo, portando piccoli movimenti nelle mani, nei piedi, nelle braccia, nelle gambe. Possiamo allungare, stiricare, o girare su un fianco e tornare su in una posizione seduta, comoda. E portiamo le mani davanti al cuore. Vi auguro una giornata di positività. Namaste.